Buongiorno a tutti, benvenuti anche oggi a questa nostra bellissima trasmissione con il mio carissimo amico da supporto forte politico Pio Del Gaudio. Grazie a Gold Web TV per averci dato questa opportunità di dare voce alle donne in politica, sensibilizzare la loro partecipazione e, perché no, dare un forte supporto ai loro programmi. Con Pio abbiamo parlato anche nelle precedenti trasmissioni di questa nostra idea che ci è venuta dinanzi a un caffè, perché sapendo Pio del mio impegno, io altrettanto quello di Pio che mi ha supportato tantissimo, c'è bisogno di sensibilizzare le donne in politica. Io stamattina ho il piacere di avere delle grandissime amiche, questa è la puntata che aspettavo perché le voglio un sacco di bene, so personalmente il loro impegno e l'impegno di tutte e tre, e quindi mi faceva piacere averle oggi qui con noi. Abbiamo la dottoressa Nicoletta Pomposo, per Caldoro Presidente, una delle poche donne che si sta candidando con il centrodestra, perché io sto vedendo parecchie donne candidate con il PD di pari rispetto, ma donne coraggiosissime. Anche la collega Anna Maria Sadutto, lei è già impegnata con il Consiglio dell'Ordine, infatti poi mi dirà come sta facendo adesso, e la carissima amica Anna Maria Ferriero, che sta vivendo un momento particolare, ma io l'apprezzo ancora di più, ed è forte, coraggiosa e hai tutto il nostro apporto. Anna Maria, vai avanti e non ti curare di loro, fatelo dire, io lo devo dire. Anche lei è stata Presidente del Comitato Pari Opportunità del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati Santa Maria, grande lavoro anche di Anna Maria. Pio, entriamo nel vivo, non vedo l'ora stamattina. Allora, Nicoletta bellissima, tu sei impegnata nella politica casertana. Ormai ho perso il conto, hai fatto tantissime battaglie, forse Pio ti conosce ancora di più da un punto di vista politico. Ste quote rosa, questa ripartizione delle partecipazioni, effettivamente dà questo potere alle donne oggi, o c'è ancora tanto da fare? Nicoletta, tu sei dentro alla politica, ce lo puoi dire, con la tua spontaneità, yeah. E la tua senza fronzoli, brava. Ma guarda, proprio pane, vino al vino. Allora, ti ringrazio Giovanna per l'ospitalità e ringrazio Pio Del Gaudio, siete i miei due grandi amici, ringrazio le colleghe qui sedute. Allora, io ti dirò, io sono una donna di 45 anni e non ho paura di dire la mia età. Faccio politica che ero piccolina, insomma avevo 23 anni. La mia esperienza proprio politica elettorale è stata proprio nel 2011, parlare di quote rosa. Ma cosa ti devo dire, cara Giovanna? Che noi donne comunque ci conquistiamo il territorio giorno per giorno. Io parto da un presupposto che oggi la donna ha diversi ruoli. La donna è mamma, la donna è casalinga, la donna è imprenditrice, la donna fa politica, la donna ricopre dei ruoli istituzionali importanti. Dire quote rosa, voglio dire, capisco che soprattutto dal lato maschile c'è questa differenza, ma ti posso garantire, perché io parlo qui sinceramente, gli avversari delle donne non sono le donne in politica, ma sono gli uomini. Grande qui, affermazione mio questa, è la verità, perché è normale in una competizione elettorale. È giusto, però è la donna che si guadagna il suo nel campo, facendo le proprie battaglie. Io parlo per me, ma sicuramente sarà qui anche per le colleghe. Abbiamo le spalle larghe, non ci spaventa nulla e nessuno, e una cosa lo diciamo proprio in faccia, senza mezzi termini. Per me non esistono i sì, non esistono i sì, non esistono i ma, esistono i sì, esistono i no. Quindi parlare di quote rosa è riduttivo. Io penso che sia fondamentale in politica il ruolo della donna. Consentimi, io questo non era rivolto a te, perché conosco Pio come amico, posso dire che Pio è una persona estremamente corretta e sa fare politica.
uno dei pochi che sa fare politica. Non sei candidato, lo so, ma te lo dico da amica, per me questo è come se stessimo a casa, in famiglia, cioè non guardo questa come una trasmissione televisiva. Quindi oggi è importante il ruolo della donna in politica, perché la donna nella politica usa più etica rispetto all'uomo. Questo è per quanto riguarda la mia esperienza personale. Ci crede veramente e se fa le battaglie non ha paura di nulla e di nessuno. Tanto è vero, insomma, che dopo porteremo, poi spiegheremo il programma e... Prego, scusatemi, ho sforato. No, non hai sforato assolutamente, entreremo nel vivo dei vostri programmi sicuramente. Tu ovviamente, Pio, poi darai man forte a me. Sicuramente battaglie, spalle larghe, ma etica. Etica perché io conosco, lo devo dire, Anna Maria Sadutto, Anna Maria Ferrero, e noi svolgiamo una professione molto delicata, di grande responsabilità, e ahimè facciamo fatica a rivalutare il nostro ruolo, a far ascoltare la nostra voce. Però quello che abbiamo, e io invito, perché abbiamo avuto anche tante altre colleghe candidate come voi qui, e noi abbiamo un altro tipo di comunicazione, Nicoletta parlava di etica, ma noi abbiamo un altro tipo di comunicazione. Se riusciamo a fare squadra, abbiamo fatto tante cose belle insieme, e loro lo sanno, mi sono testimone, possiamo parlare con i fatti, per cui loro sono più coraggiose delle altre, perché oltre a svolgere il ruolo di avvocato, che è quello che è oggi, si stanno mettendo in gioco in un altro settore ancora più delicato come quello della politica. Pio, a te. Intanto passo. Allora, io chiaramente conosco un po' le loro storie. E quindi c'è stima, no? Perché poi quando uno ha governato un territorio, un'idea te la fai e soprattutto sai quello che hai sbagliato e sai soprattutto chi ti potrebbe aiutare a fare le cose fatte bene nel futuro. Tu hai parlato di etica, allora Anna Maria, tu sei in un partito strutturato, io ho grande rispetto dei partiti, ma soprattutto delle scuole di partito. Ecco, il tuo contributo nel partito credo che ci sarà indipendentemente da tutto, ma tu da eletta, ecco, l'affermazione di valori etici all'interno del PD, come ritieni che si possa in qualche modo sviluppare, io direi anche rilanciare, cioè sono più chiaro, come pensi di portare i tuoi valori indiscussi, morali, professionali, all'interno di un partito contenitore che, come tutti i partiti, vive una crisi forte, no? Perché queste elezioni regionali alla fine danno spazio a tante liste civiche. Come ti inserisci anche in questo contesto di negatività della politica partitica, tu che sei una donna di qualità? Buongiorno a tutti, ringrazio Giovanna per l'invito e ringrazio Pio, ringrazio le colleghe che sono qui presenti. Abbastanza articolata la domanda di Pio, interessante, intrigante, e che sottolinea, diciamo già la tua domanda, quanto la mia scelta sia una scelta di coraggio, perché portare una persona come Anna Maria Sadutto in un partito ha un senso e un significato, non per qualche motivo in particolare, ma perché i miei amici, i miei colleghi mi conoscono, quindi sanno, insomma, l'impegno di Anna Maria Sadutto. Allora io ti dico questo, le difficoltà nel partito ci sono, sicuramente sono tante, possono insomma apparire come degli aspetti negativi, però io, la mia caratteristica, quello che mi contraddistingue è una carica di positività e una carica di ottimismo, quello che mi contraddistingue è un impegno continuo e la tenacia, è un lavoro duro. E quanto più duro il lavoro, più accetto la sfida. Quindi allo Stato, nella fase di questa campagna elettorale, il mio compito è quello di coinvolgere, di continuare a raccogliere i consensi delle persone che mi conoscono, di essere da esempio, per far sì che altre persone si avvicinino al partito proprio nel momento in cui forse è più difficile. E questo è quello che io intendo dire quando dico facciamo risvegliare la politica
un altro modo di dire PD. Il mio compito in questo momento, nella fase elettorale, nella fase della campagna elettorale, è quello di avvicinare altre persone al partito per rilanciarlo. È una sfida coraggiosa, però io ci credo e quando ci credo mi impegno, insomma, per questo. Per quanto riguarda poi il percorso successivo, il percorso proseguirà, perché non si ferma al 21 settembre assolutamente, prosegue, e poi in termini concreti sarà dopo che andrò a realizzarlo, anche perché sono scaramantica. Andiamo per passi e per piccoli passi. Posso fare una domanda? Scusami, alla... hai parlato, mi fa piacere qui conoscere le colleghe. Abbiamo parlato di eticità, mi permetto, consentimi, perché un dibattito tranquillo, democratico, certo, sì. Abbiamo parlato di PD, abbiamo parlato di eticità, io ho parlato di eticità perché in politica l'etica è fondamentale, è l'ABC. Mi dovete spiegare come ha fatto De Luca a candidare in un collegio blindato a Caserta suo figlio? Secondo voi questo rispecchia il tema dell'eticità? Allora Nicoletta, io voglio, entriamo nel vivo dopo della discussione, perché mi piace perché sono due partiti forti vostri ed è giusto affrontare questo argomento, anche se a me piacerebbe parlare di voi. Buongiorno, vi ringrazio tutte della presenza, veramente sono onorata di essere stata chiamata oggi insieme a voi, di conoscerci, perché appunto questo poi diventa anche, almeno già fisicamente ci conosciamo, io con Anna Maria già la conosco da tempo, sicuramente con Pio di vista ci siamo incrociati, però ad esempio Nicoletta non la conoscevo proprio. Il momento storico in cui ci approcciamo, penso, ad assumere eventualmente un ruolo è delicato e complesso, perché noi ci troviamo al ridosso di un lockdown con delle problematiche attinenti al virus che in qualche modo modificheranno forse la politica e ci costringeranno anche ad assumere delle decisioni o ad predisporre dei mezzi o delle situazioni di tutela proprio della popolazione e dell'economia locale. E questa ritengo che al di là poi dei vari programmi, secondo me sarà la vera sfida di chi va in regione adesso, cioè si troverà ad affrontare un ottobre caldo, un inverno molto difficile, dove l'attività che potrebbe porre in essere un consigliere regionale in questo momento storico potrebbe essere veramente rilevante. Cioè io mi ero posta, ma che fa un consigliere regionale quando arriva in regione? E qual è un compito che potrebbe portare a termine con una certa riscontro sul territorio? E mi sono resa conto che forse è l'unico elemento concreto che può fare un consigliere regionale nel momento in cui viene eletto è di diventare l'anello di congiunzione tra la località, tra la propria origine, tra le proprie esperienze e un ente che a mio parere è rimasta molto fuori forse dal lagone politico, mi rimaneva un po' lontano, un po' distaccato rispetto alla territorialità, cioè i nostri diretti interlocutori, spesso il comune, spesso la provincia forse, ma la regione mi rimaneva leggermente più distaccato. E quindi ritengo che in questo momento ci toccherà essere molto concrete da donne che affrontano le varie opportunità, in un momento in cui ci saranno sempre più soggetti, non soltanto le donne, ma poveri, persone che perdono il lavoro, insomma una varia opportunità intesa in senso molto più ampio, dove si stanno creando sempre più discriminazioni, sempre più difficoltà di natura economica, sempre più difficoltà dei soggetti della popolazione di gestire situazioni temporanee in cui c'è stata anche questa grossa crisi economica, che in qualche modo credo che anche la regione possa avere in questo momento fondi, attività da poter portare poi realmente sul territorio e cercare di creare una rete a tutela di quelle che sono le minoranze. Già prima sentivo nell'intervista precedente, ero dietro le quinte, cioè il fatto che Giovanna aveva detto delle mamme rimaste coi bambini con handicap, insomma. E questo potrebbe essere un impegno, ma infatti, che tutte noi potremmo assumere da donne, ma non solo per le donne, cioè per un concetto un po' più ampio di tutela delle fasce a rischio.
per quanto riguarda la mia esperienza sia passata che in questo momento, il mio elettorato è donna. Io sono molto amata dalle nonne, dalle zie, dalle cugine, dalle vicine di casa e mi sento molto vicino a loro, perché ogni io faccio il porta a porta, insomma faccio il caseggiato, faccio la politica vecchia, tradizionale. Le tasche sono vuote, ma c'è la parola, c'è la vicinanza. Quando mi avvicino al mio elettorato e quindi mi faccio il caseggiato, io entro proprio in confidenza. E questa è la cosa bella per me della politica, ascoltare la voce dei cittadini, ascoltare le problematiche, e ne sento tantissime, anche di cose gravissime che andrebbero denunciate, e io mi farò appunto portavoce di queste realtà, di queste situazioni, perché guardate, qua non siamo eletti nei collegi blindati, qua ci battiamo il territorio, ok? A Roma il territorio non lo conoscono, lo conosce Nicoletta Pomposo, lo conosce Pio Del Gaudio, lo conosce Giovanna Barca, lo conosce Anna Maria, e insomma, che quando bussiamo alla porta non entriamo a casa della regina, ma entriamo nei problemi reali dei cittadini. Allora, e qual è il cancro? Il cancro della nostra provincia: disoccupazione, lavoro, purtroppo ci sono disagi anche culturali, e questo mi mortifica, mi dispiace da cittadina. Allora mi domando, ma questa classe dirigente politica fino adesso cosa ha fatto? Allora, come dicevamo prima, la progettualità prosegue. Voglio prima condividere il pensiero di Pio, perché lo apprezzo, insomma, lo condivido molto, e parlo di quel gap culturale al quale tu hai accennato prima. La difficoltà della donna in politica qual è? È proprio quella, da prima personale, la coscienza della donna di fare politica, di iniziarsi ad interessare. È vero che sono stati fatti tantissimi passi in avanti, sicuramente, abbiamo visto che ci sono sempre più donne che partecipano alla politica, ma sappiamo bene che è ancora una minima parte, e come Nicoletta diceva, insomma, poc'anzi, parlare di quote rosa è veramente riduttivo. Io ripeto, ci sto entrando solo adesso e la vedo come una cosa riduttiva, così come riduttivo, insomma, è quasi mortificante sentir dire a chi ti abbino. Però in questo momento dobbiamo riconoscere che sono ancora gli uomini che sono forti in politica, e questo non soltanto perché sono gli uomini che sono compatti fra di loro, ma anche perché molte donne non hanno coscienza della forza che possiamo avere tutte quante noi insieme. Molte ancora non si interessano, e questo si ricollega ad un'altra problematica, quella della quale parlava Giovanna. Per noi impegnarci anche in politica, così come negli altri settori, diventa più difficile, perché non abbiamo tutti quei mezzi, insomma, di sostegno, di aiuto che dovremmo avere. Volevo dire una cosa: sì, si parla tanto di problemi delle donne, considerando che sono solo 60 anni che abbiamo diritto a voto, siamo già avanti, no? Cioè, si fanno anche delle valutazioni di formazione culturale. 60 anni in cui abbiamo acquisito un determinato potere, e personalmente io sono ancora preoccupata, perché nei momenti in cui c'è un imbarbarimento culturale, economico, noi donne rischiamo di perdere ancora di più potere. Se tu pensi che di fronte a una crisi economica i stipendi che vengono tagliati sono prima quelli femminili, quelli dei giovani, che perdono man mano anche forza economica, ovviamente capiremo che il momento è veramente delicato. Oltre al taglio degli stipendi, perché è un problema che si era valutato sempre, cioè in cui le donne a parità di qualità, a parità di status, anche di qualifica, hanno degli stipendi più bassi anche nel campo dell'avvocatura. Considera che penso che abbiamo i redditi più bassi rispetto ai nostri omologhi maschili, forse con la stessa quantità di impegno e di lavoro. Oggettivamente il problema non è solo in politica. La politica è uno degli aspetti che ci vede coinvolti.
E la mia preoccupazione rimane sempre l'imbarbarimento. Io mi permetto di dire, quando cammino per strada, vedo i giovani, vedo come si muovono, dico mamma mia, se questi sono il nostro futuro, sono leggermente preoccupata per i discorsi che ascolto, per le cose che vedo. Anche perché poi io mi permetto sempre di dire, perché io parto dalle analisi proprio quotidiane di quello che sta accadendo, quindi la mia è proprio una critica ad un sistema non soltanto politico, ma ad un sistema che forse ha delle radici. Io sono un po' complottista, insomma, nel momento in cui mi chiudono scuole, mi chiudono tribunali e mi chiudono quindi la formazione culturale, con un prevalere di, mi permettete di dirlo, di università telematiche. Ieri ho sentito che anche i medici faranno le università telematiche. Mi preoccupa seriamente il nostro futuro, certo, perché nel momento, nel momento in cui si abbasserà il livello culturale, noi forse donne in primis e poi tutte le altre categorie dopo, perderemo forse anche qualche altro gradino che avevamo duramente conquistato. Andiamo a votare e cerchiamo di dare un cambiamento forte, veramente con il cuore, ma perché sennò andremo un futuro ai nostri ragazzi e alle nostre ragazze peggiore di quello che oggi abbiamo, possiamo prevedere, vero Pio? Io mi permetto, prima di darti la parola, di ringraziare Nicoletta Pomposo, Anna Maria Saduto, Anna Maria Ferriero, in bocca al lupo ragazze, siete forti. Grazie. E coraggiose, andate avanti. E sì, Pio, chiudiamo con l'appello, andate a votare, poi lo dico da voi, andate a votare le donne, voglio dire, a questo punto, però veramente complimenti per la competenza, la serietà e veramente poi la passione, che è la cosa più importante in politica. Grazie.